Tre serate all'insegna del grande blues, tre serate con artisti italiani ed internazionali che hanno fatto letteralmente ballare il pubblico presente in Piazza Cattedrale. Questa è stata la 12ª edizione del Bitonto Blues Festival, che ancora una volta ha confermato che la buona musica in città la fa sempre da padrona. Il Bitonto Blues Festival si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica blues, dove la qualità artistica, l'atmosfera accogliente e la sempre calorosa partecipazione del pubblico sono gli ingredienti che rendono una rassegna unica nel suo genere e che ne ha decretato il successo anno dopo anno. LeBron Johnson, Dago Red, Umberto Porcaro Trio, questi sono solo alcuni degli artisti che hanno calcato il palco quest'anno e dove il suo patron Beppe Granieri non nasconde tutta la sua soddisfazione nell'aver portato a termine anche quest'altra missione. Lo spero che sia stato un successo e lo spero che ci sia la critica positiva. Comunque sì, fortunatamente come ogni anno poi alla fine i risultati sono sempre positivi anche dal punto di vista di direzione artistica, quindi di scelta dei gruppi di artisti e di tipologia di musica che ogni artista presenta. Ogni artista ha portato il suo modo di fare musica, di concepire il blues in diverse sfumature e questo è piaciuto molto anche al pubblico, alla gente e queste sono le cose, diciamo, che fanno piacere a noi organizzatori o direttori artistici o patron o come ci volete chiamare. Le tre serate sono state presentate dallo storico presentatore del festival Pierluigi Maurizio, al quale abbiamo chiesto, come ben ha detto ai lavori, qual è stata la qualità raggiunta in questa edizione. Qualità altissima, qualità veramente alta, abbiamo ascoltato delle bellissime cose, non solo dal punto di vista strettamente tecnico, musicisti proprio che sanno tenere la chitarra in mano, le tastiere, ma anche dal punto di vista dell'espressività, della intimità o della forza addirittura fisica con cui si sono rivolti verso il pubblico e molte meno cover e molta più musica originale, cosa che abbiamo apprezzato tutti molto. E se questa 12ª edizione ha soddisfatto molti palati, in tanti si sono chiesti se l'anno prossimo si ritornerà sul palco. Noi abbiamo provato a chiederlo a Beppe Granieri, che ci ha risposto così. Sicuramente tanto tanto relax, tanto tempo, tanta musica, quella di sicuro. Tanto relax e tanto tempo da dedicare a me stesso per il momento. Poi c'è tanta carne a cuocere, però sto pieno per il momento. Di diverso avviso, o meglio più che speranzoso, Pierluigi Maurizio. Bitonto si merita questa cosa, se la merita anche Beppe, che è una cosa che fa col cuore, con l'anima, la fa perché lui ama la musica veramente. E quindi tutti quanti ci meritiamo questa bellissima cosa, spero di no. So che Beppe però è molto affaticato, è un impegno molto molto importante per lui e cui se gli state vicino, se collaborate con lui, avremo sicuramente un'altra bellissima edizione, ma siamo arrivati a 12. Perché far spegnere questa scintilla?